Il monumento deve essere duro nella forma e nel materiale, deve saper esprimere la durezza della condanna a morte inflitta a Roberto e a tutte le altre vittime. Non retorico, non consolatorio, questo era il punto chiave. Era un monumento, è il Maglio un monumento nel vero senso della parola, e ricordo e anche ammonimento nello stesso tempo. Un monumento che ci ricorda di rispettare sempre il diritto che hanno i giovani di manifestare, di cercare la loro dimensione umana, sociale e politica, che può molte volte non essere la continuità di quella dei loro padri. È un loro diritto. Questo Maglio intriso di memorie tragiche è anche per sta lì anche ad ammonire tutti noi, affinché assieme si abbia a cercare, a trovare quelle strade che ci aiutano a superare le diversità ideologiche, gli interessi privati in funzione del bene comune. Quindi il messaggio di questo monumento vuole essere memoria storica e speranza in un futuro di libertà costituzionale, di fratellanza tra le persone di provenienze e culture diverse in un contesto di pace e di lavoro. Ringrazio Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, per essere qui oggi a ricordare Roberto e a inaugurare questo monumento come patrimonio artistico della città di Milano, dove Roberto è nato, è vissuto ed è morto. Ringrazio Mauro Pezzoli, sindaco di Castione della Presolana, dove Roberto è sepolto e dove è intitolato una strada a suo nome, di essere presente a questa importante cerimonia. Ringrazio i dirigenti scolastici e i docenti presenti in questa e anche quelli del Vittorio Veneto e anche il liceo Vittorio Veneto, che poi è stato il liceo di Roberto, e il preside molto gentilmente è voluto essere presente anche lui. Ringrazio tutti quelli che siete intervenuti, vi ringrazio per la vostra affettuosità, perché la sento, dottor di questo genere, sento la vostra affettuosità e vi ringrazio tanto, perché questi sono i momenti che ci aiutano ad andare avanti, ad avere altri progetti, altre idee, affinché i nostri ragazzi, soprattutto i nostri giovani, abbiano delle speranze per il futuro. Questo vuol dire il Maglio, speranza, speranza per il domani, speranza soprattutto per i giovani. Grazie.